Buonasera, benvenuti alla terza edizione del TG6 che si apre con la sanità. Pesante penalizzazione per Chieti e provincia derivante dalle ultime decisioni in materia sanitaria adottate dalla giunta regionale. Questa è la denuncia oggi fatta dal consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo. Sanità pubblica e privata, Mauro Febbo dice che Chieti e la provincia di Chieti escono danneggiate da alcune decisioni adottate recentemente dalla giunta regionale. Perché? Ma no, io dico che c'è una macelleria sociale in atto proprio sulla sanità e riguarda l'intero territorio abruzzese. Dico che, a inizio anno a Chieti, in provincia di Chieti, è stata fatta un'operazione che riguarda le cliniche private che si sono trasferite da una provincia all'altra ed esistono leggi regionali, esiste una legge nazionale che parla che la sanità va vista nel suo complesso pubblico-privato. C'è questo trasferimento che è stato fatto, legittimo dal punto di vista dei privati che sono legittimati a farlo, che però deve essere compensato rispetto a ciò che invece a noi oggi ancora sappiamo per quanto riguarda il pubblico. Aggiungiamo che questi trasferimenti però che vengono fatti hanno a due mesi dal trasferimento non hanno ancora le autorizzazioni che devono avere. Questo ci lascia molto perplessi, questo vorremmo capire il perché ancora si rilasciano queste autorizzazioni e soprattutto se i pazienti di tutto ciò hanno avuto, ai parenti è stato arrecato danno dal punto di vista del servizio che deve essere dato. Sta di fatto che Chieti perderà diverse unità complesse, la stessa cosa accadrà a Vasto, la stessa cosa accadrà a Lanciano dopo aver chiuso Guardia Grele e da Tessa e di fatto Chieti non sa ancora che fine fa la convenzione che ha con l'università. Credo che questo debba essere un momento di riflessione, debba essere un grido di allarme che facciamo alla cittadinanza di Chieti, perché Chieti non può meritare un declassamento sanitario avendo l'università proprio nella questa città. Problematiche per la depurazione delle acque in provincia di Chieti. La denuncia è arrivata dal Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, che ha presentato anche i dati sulla situazione ambientale. Vediamo. Depurazione e depuratori in provincia di Chieti. De Sanctis, avete studiato questa situazione, avete oggi divulgato dei dati importanti. Ci sono dei problemi non da poco che influiscono anche poi sul fiume Pescara. Una situazione raccapricciante, finalmente sono usciti i dati, abbiamo ottenuto i dati reclamati da tempo da parte della provincia di Chieti, che ci ha fornito 60 pagine di tabelle con le sanzioni elevate fra il 2011 e il 2015. In questi anni ci sono state più di 600 infrazioni rilevate dagli organi di controllo, dalla forestale, dalla polizia provinciale, dall'ARTA e dalla capitaneria di porto. Nell'ultimo anno c'è stato il picco, nel 2015, con 174 sanzioni su 85 depuratori in 55 comuni, cioè è una situazione totalmente fuori controllo, è un disastro, un vero e proprio disastro ambientale e si riflette sui nostri fiumi che sono ridotti a cloache dal Pescara fino ad arrivare al Trigno a sud, addirittura il malfunzionamento dei depuratori della provincia di Chieti ha effetto anche su altre province, visto quella di Campobasso e quella di Pescara, proprio perché i fiumi fanno da confine alla provincia. È una situazione veramente vergognosa, siamo in procedura di infrazione comunitaria e quindi rischiamo di avere anche la beffa, cioè noi paghiamo una depurazione che non otteniamo alle società di gestione che vengono multate come Sasi e Aca, ma dall'altro lato abbiamo anche magari le multe dall'Unione Europea per questa situazione. Noi chiediamo ai cittadini di attivarsi con noi, agli enti devono fare tutto il possibile per rientrare da questa situazione, ma noi chiediamo ai cittadini di attivarsi, perché ora basta, scendiamo in piazza il 12 marzo, sabato 12 marzo a Pescara per una manifestazione regionale, perché noi vogliamo il mare e i fiumi puliti in Abruzzo, quindi sabato 12 marzo sfilare con le associazioni, i comitati e i movimenti per ottenere il diritto a vivere in un ambiente salubre e pulito. Sulla vicenda delle costruzioni in corsa Pescara Sud è intervenuto oggi l'esponente di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che ha aspramente criticato centrodestra e centrosinistra.
Questa è un'ombrina fatta in casa, è fatta di cemento armato, non è quella dei petrolieri, ma noi diciamo che difendere i beni comuni significa non solo dire no a progetti come ombrine, ma anche alla cementificazione selvaggia. Qui c'era un progetto che era stato annullato dal TAR, un permesso rilasciato dalla giunta di centrodestra. Il TAR l'aveva annullato recependo le nostre ragioni. Con il centrosinistra in Parlamento è stata approvata una norma retroattiva per sbloccare questo progetto di interpretazioni autentiche. Sono andati quindi privati al Consiglio di Stato. Il Comune di Pescara si è costituito a favore dei privati, e parlo del Comune Giunta Alessandrini. Hanno vinto grazie a questa norma ad personam, direi, ed è partito il cantiere. Nel frattempo, nel 2015 c'era stata una norma regionale che ha bloccato l'attività urbanistica su tutto questo territorio, che è il piano particolarizzato 2, nell'ambito delle attività di predisposizione del piano di sicurezza alluvionale. Quindi il Comune di Pescara, pur avendo loro vinto al Consiglio di Stato, visto che sono bloccate tutte le altre iniziative edilizie, avrebbe dovuto emanare un provvedimento di sospensione di questo cantiere. Invece questo waterfront degli amici va avanti. Il Comune fa finta di niente, e proprio di ieri la notizia che lo stesso Genio Civile ha chiesto lumi al Comune di Pescara senza ricevere risposta. Ora passiamo alla cronaca. È morto nella notte a Roma Marcello De Cecco, economista italiano nato a Lanciano nel 1939, era anche editorialista di Repubblica e Affari e Finanza. Dopo le lauree in giurisprudenza all'Università di Parma e in economia a Cambridge, ha proseguito gli studi tra Italia e Stati Uniti, insegnando in numerosi atenei. È stato professore ordinario di storia della finanza e della moneta alla Scuola Normale di Pisa, e in seguito ha insegnato economia e finanza dei paesi emergenti presso la LUISS di Roma. Vanta anche numerose collaborazioni con importanti istituzioni finanziarie e di ricerca, tra le quali si ricordano l'Ufficio di Ricerche Storiche della Banca d'Italia, l'Ufficio Studi del Fondo Monetario Internazionale e la Banca Nazionale del Lavoro. Gli addetti ai lavori lo ricordano come un economista fuori dagli schemi, attento e lucido, osservatore della realtà, ma soprattutto libero e autonomo. E sulla morte di Marcello De Cecco è intervenuto anche il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, dichiarando: perdiamo un innovatore con le radici ben salde nella terra, che ha saputo dare al mondo economico un contributo grande in termini di passione, talento e formazione. Amava parlare ai giovani, certo che avessero un ruolo determinante nel migliorare il mondo, e alla famiglia il cordoglio di tutta l'amministrazione. Ancora cronaca, la squadra mobile della Questura di Pescara sta indagando sul rogo del deposito di vendite giudiziarie che la notte scorsa ha distrutto una ventina di mezzi fra auto, furgoni e moto. Gli investigatori propendono per il dolo, considerando che, come riferito dai vigili del fuoco, il rogo sarebbe stato appiccato in due punti. Due giorni fa era arrivata ad un dipendente del deposito giudiziario una telefonata anonima minatoria, e proprio questo fatto avrebbe indirizzato le indagini verso una direzione ben precisa. E nelle prossime ore la mobile esaminerà anche le immagini delle telecamere del deposito e di una abitazione vicina. In vista della riforma dell'IPAB c'è scontro in Commissione Sanità, e il rappresentante regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, lancia sulla nuova forma di strutture economiche verso cui si avvia la riforma. Filippo Tronca. Nella legge di riordino delle IPAB, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono ospizi, asili e altri servizi, si vuole aprire la strada ad una loro privatizzazione. A denunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che annuncia battaglia in quinta commissione sanità, dove oggi il progetto di legge che porta la firma dell'assessore regionale Marinella Sclocco inizia il suo iter. Oggi con questa legge si va a modificare e si prevede l'ente pubblico economico. Cosa vuol dire? Che l'ente pubblico economico ha come principale finalità quella di fare impresa commerciale, quindi attività imprenditoriale. Abbiamo studiato e abbiamo verificato che tante regioni d'Italia, pur nella trasformazione, hanno mantenuto la dicitura ente pubblico non economico. Non capiamo perché. Quindi si va verso la sostanziale privatizzazione? Beh, è un'autostrada, ci apriamo un'autostrada che potrebbe andare verso la sostanziale privatizzazione. Quali saranno gli svantaggi per i cittadini e utenti?
Ma gli svantaggi saranno che gli enti soci delle IPAB, che possono essere anche enti privati, potrebbero utilizzare una società, un'azienda pubblica per scopi privatistici. Cioè la sanità, i servizi sociosanitari devono rimanere nell'ambito del pubblicistico, del pubblico. Quando si va ad aprire a una sorta di imprenditoria, impresa commerciale, si possono naturalmente eludere tanti servizi pubblici di interesse generale, di interesse pubblico, quindi a vantaggio magari di un interesse privato commerciale. Getta acqua sul fuoco il presidente della quinta commissione Mario Olivieri di Abruzzo Civico. Il riordino è necessario, spiega, e nessuno pensa a privatizzare. Beh, la mia posizione non è sicuramente la privatizzazione, però naturalmente il risultato sarà la sintesi. Oggi è il primo giorno che trattiamo questo argomento, quindi vedremo i propositori della legge cosa naturalmente sostengono, noi agiremo evidentemente di conseguenza. Questa mattina a Teramo è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale e tra i punti all'ordine del giorno la presentazione del DUP, il documento unico di programmazione, un documento definito dal Partito Democratico come un libro dei sogni. Un libro dei sogni che viene ripetuto ogni anno sempre allo stesso modo, quindi questo dimostra che si tratta di sogni che non vengono realizzati. Abbiamo parlato di questo documento di programmazione come di una fotografia ormai ingiallita di retrospettiva, cioè è la dimostrazione del fallimento della politica di questa giunta che non ha realizzato nessuno degli obiettivi che si era preposto, amministra da 10 anni e vede una città che vede purtroppo le conseguenze di questa amministrazione ormai al fallimento. Non si dice nulla su quelle che sono le prospettive fondamentali della città, gli unici punti che vengono portati sono quei punti come l'ex manicomio ad esempio o il Castello della Monica o altri interventi che saranno possibili, noi ci auguriamo, soltanto grazie all'intervento della Regione. Oggi è la dimostrazione peraltro di un fallimento nel rapporto tra la Giunta e il Consiglio. La Giunta è venuta qui a portare un documento che non si capisce se doveva essere approvato, se doveva essere fatta una presa d'atto. Alla fine la percezione è stata di un gelo, di una freddezza nel rapporto tra Giunta e maggioranza. Non c'è stata una sola indicazione da parte della maggioranza su quella che è la prospettiva futura di questa città, di questa amministrazione. Noi come opposizione abbiamo criticato con forza tutti i punti di questo documento di programmazione che è vuoto nella prospettiva, perché ripeto, si tratta delle solite cose che vengono riproposte ogni volta. Il sindaco ci sembra è assolutamente in grossa difficoltà, io credo che la conseguenza di questa difficoltà dell'amministrazione la pagano purtroppo solo i cittadini teramani, che non hanno risposte anche su temi importanti, pensiamo ad esempio alla questione del sociale, non si dice nulla sul piano delle barriere architettoniche, non si dice nulla su quella che sarà la prospettiva degli asili nido, dove si dice forse esternalizzeremo, ma non si dice se, come, quando questo avverrà, non si dice nulla sull'edilizia residenziale, non si dà nessuna indicazione sul commercio, sul turismo, sulla cultura. Veramente un documento vuoto, come è vuota l'attività amministrativa di questa giunta. Il consigliere comunale di Finalmente Pomante all'opposizione del comune di Teramo propone alle istituzioni, visti gli ultimi fatti di cronaca sulle discriminazioni, di organizzare corsi di educazione rivolti ai minori. È un ordine del giorno che chiede al Comune di impegnarsi con le istituzioni scolastiche affinché vengano promosse delle iniziative di concreto supporto all'offerta formativa, quindi delle iniziative che portino una corretta educazione all'affettività all'interno delle scuole, che pongano al centro dell'attenzione i bambini, le loro esigenze, i loro percorsi di crescita, soprattutto i loro step formativi, i loro tempi formativi. Una proposta che deve rimarcare l'assoluta lotta alla discriminazione di qualsiasi tipo, discriminazione basata sull'orientamento sessuale, sulle opinioni politiche e religiose, sulla cultura, sull'etnia, sulla razza. Perché spesso si parla della teoria del gender senza sapere in realtà di cosa si tratti e noi vogliamo che invece se ne parli in maniera corretta. Cioè, spiegare ad un bimbo di 4 anni che cos'è la masturbazione non è un percorso corretto dal punto di vista formativo. Ma questo sembra l'orientamento a livello europeo, soprattutto dei paesi del nord cosiddetti civili. Siccome illustri psichiatri hanno, come Meluzzi, come Bonelli, a livello europeo, hanno lanciato l'allarme sul rischio che un'errata formazione all'affettività, un'errata educazione sessuale nelle scuole possa determinare dei gravi danni psichiatrici, dei gravi danni di crescita per i bambini, noi vorremmo che l'attenzione delle istituzioni venisse posto ad un piano corretto di offerta formativa, parlando correttamente di educazione all'affettività, parlando correttamente di educazione sessuale rispettando i tempi di crescita e l'avvento della pubertà dei bambini, rispettando il superamento corretto del
complesso di Edipo, ma soprattutto avendo cura che la lotta alla discriminazione non diventi terreno di battaglie politiche, ma semplicemente sia una lotta corretta alla discriminazione sotto ogni forma, sotto ogni punto di vista. Non deve essere discriminata neanche la famiglia, come è prevista dall'articolo 29 della Costituzione, perché questo sembra l'orientamento di alcuni fenomeni che vorrebbero affermare le loro priorità scardinando però la famiglia così come è tradizionalmente intesa, così come è considerata da millenni di storia, da millenni di evoluzione. Una via preferenziale al pronto soccorso per le donne vittime di violenza. La proposta di legge arriva. Codice rosa in pronto soccorso, ovvero priorità assoluta nelle liste di attesa per le donne che hanno subito violenze fisiche e anche psicologiche, con la garanzia della riservatezza e dell'assistenza qualificata. Lo prevede un progetto di legge del consigliere regionale del gruppo misto Leandro Bracco. Il codice rosa in realtà già esiste in molti pronto soccorso, anche in Abruzzo. La proposta di legge li renderà però obbligatori e definirà meglio modalità e organizzazione standard del servizio. In Italia ci sono ogni anno circa 130-140 donne vengono uccise o per mano dell'ex marito o dell'ex fidanzato, dell'attuale compagno, eccetera. Sostanzialmente una donna ogni 2-3 giorni perde la vita in Italia. Il codice rosa vuole essere un percorso di accesso privilegiato al pronto soccorso per tutte quelle donne che trovano finalmente il coraggio di dire basta ai soprusi e alle angherie che subiscono, e quindi trovando il coraggio di andare a pronto soccorso, avere un percorso di accesso personalizzato in pratica, perché la questione è altamente delicata e complessa, quindi non può essere la loro situazione identificabile con uno dei 5 codici già esistenti, ma ci deve essere un codice ad hoc. Le donne che subiscono violenza, più che ricevere delle percosse a livello fisico, subiscono uno stupro a livello morale. Quindi appunto le donne che trovano il coraggio di dire basta devono trovare il coraggio di andare al pronto soccorso e devono avere la certezza di essere accolte al pronto soccorso con un percorso di accesso assolutamente privilegiato, dove la riservatezza e la professionalità dei medici deve essere garantita. L'amore non si compra cani, la presentazione in comune a Pescara per l'iniziativa che è volta a favorire l'adozione dei cani che si trovano nei canili comunali. Vediamo. Assessore, anche il comune di Pescara partecipa a questa campagna L'amore non si compra, parliamo di animali. Sì, certo, di esseri senzienti, e quindi dobbiamo avere come istituzione, oltre a un dovere morale, perché comunque sono esseri senzienti come ho detto, anche istituzionale, e siamo accanto alla LAV per questa campagna nazionale contro il traffico illegale internazionale di cuccioli. Il mantenimento di un animale, quindi il randaggio nei canili, comincia ad essere un problema per molti comuni. Dobbiamo pensare che sono rinchiusi nei rifugi circa 200.000 cani in Italia, per una spesa che supera i 200 milioni di euro, quindi siamo davvero di fronte ad una situazione assurda, perché comunque oltre a spendere dei soldi noi rinchiudiamo, io mi piace dire questo, proprio degli esseri innocenti in prigione, perché un cane che sta in canile sta in prigione. E allora la sfida da parte di questa amministrazione è quella appunto di dire che l'amore non si compra, quindi non acquistate questi animali, ma venite nei nostri canili, nei canili che comunque sono spesso gestiti, come il Comune di Pescara che ha fatto una scelta di affidare ad un'associazione, perché ovviamente noi riteniamo che l'associazione, oltre alla professionalità, mette la passione e quindi tutto l'interesse a far adottare i cani per noi, e ovviamente un duplice vantaggio sia economico, perché c'è un risparmio, ma soprattutto perché rendiamo il cane felice, perché cerchiamo loro insieme all'associazione una famiglia. L'amore non si compra, quindi venite nel canile. Centro linguistico dell'Università di Teramo, in esclusiva per la provincia, ha l'accreditamento come unico test center delle certificazioni Pearson PTE per le competenze in lingua inglese. Vediamo. Il centro linguistico dell'Ateneo Teramano sarà quindi l'unica sede della provincia di Teramo? L'unica sede è poter rilasciare in sede la certificazione Pearson per la lingua inglese. È un risultato particolarmente importante perché il centro linguistico da tempo ha ritenuto di offrire i propri servizi non solo agli studenti dell'Ateneo ma a tutti gli interessati in città e nel territorio. Questo consente non solo di confermare la preparazione
preparazione per le certificazioni linguistiche, ma anche di completare il processo per la prima volta qui in sede. E credo che sia uno strumento formidabile di crescita davvero per l'intera collettività. Acquisire competenze linguistiche significa, per poterle spendere, acquisire una certificazione indipendente, e in questo caso la certificazione potrà, tutto il processo che conduce alla certificazione potrà essere svolto nel centro linguistico di Ateneo. Questo è un riconoscimento che sostanzialmente arricchisce il curriculum. Sì, diciamo che proprio perché il nostro motto è dare il meglio e vogliamo che i nostri studenti diano il meglio non solo qui all'interno del nostro Ateneo ma anche fuori quando andranno a cercare un lavoro, questa certificazione andrà sicuramente ad arricchire il loro curriculum e speriamo che possa dare loro qualche possibilità in più nell'ambito lavorativo e qualche soddisfazione. Quindi. Sostanzialmente Pearson è un ente certificatore che però non fa solo questo. No, Pearson è conosciuto nel campo editoriale perché sigla diversi manuali, però la sua vera identità è di creare, formare e certificare personale qualificato nel mondo. È un ente accreditato nella formazione, riconosciuto a livello mondiale. Potranno iscriversi a seguire i nostri corsi ma anche a conseguire la certificazione studenti delle scuole inferiori, superiori, i nostri studenti universitari e anche esterni, adulti che intendono arricchire il loro curriculum con una certificazione. Sarà riaperto entro Pasqua il ponte sul Vibrata, la struttura che collega Alba Adriatica e Martinsicuro, da oltre un mese chiusa al transito, sarà messa in sicurezza. Sindaco, per la riapertura del ponte sul Vibrata si riuscirà per prima di Pasqua? Sì, noi stiamo facendo tutto per poterlo riaprire. Cioè, naturalmente voglio spiegare alcuni passaggi. Verrà riaperto effettuando quella che è una manutenzione momentanea e straordinaria per la quale ci siamo impegnati il comune di Alba Adriatica unitamente al comune di Martinsicuro per far sì che questo ponte possa essere fruibile da eventuali turisti e cittadini. Poi provvederemo invece a fare quello che sarà poi il progetto definitivo della messa proprio della messa ex novo della struttura sopra i pilastri finanziato dalla Regione Abruzzo. Inizialmente il costo di 30.000 euro sarà, come sarà diviso? Sì, sarà diviso metà per 15.000 ad Alba Adriatica, 15.000 a Martinsicuro. Lì, perché siccome il ponte ha gravi punti di ammaloramento, pertanto si rende necessario un intervento, altrimenti saremo costretti tutte e due, sia io la sottoscritta e il sindaco di Martinsicuro, a tenerlo chiuso fin quando non ci sarà tutta la lungaggine burocratica che è legata ad una gara d'appalto, al finanziamento che viene concesso dalla Regione Abruzzo, quindi poi creando veramente un documento al turismo, perché tra poco ci sarà l'apertura della stagione estiva 2016. Quindi appena dopo l'estate dovrebbe partire l'iter per la realizzazione del nuovo ponte, sono stati promessi 400.000 euro dalla Regione? Sì, sono stati promessi 400.000 euro che vedono la ristrutturazione ex novo proprio della parte superiore del ponte stesso. Quando la musica e l'arte sostengono la sclerosi multipla, al via il progetto SMART. Progressi della scienza medica e della tecnologia, valore terapeutico dell'arte visiva e della musica. Per una patologia, la sclerosi multipla, in costante aumento. Sono questi i poli di attrazione tematica di Incontri SMART che quest'anno si svolgeranno l'11 marzo e l'8 aprile all'auditorium del Parco del Castello all'Aquila. Organizzati dalla Onlus Progetto SMART, impegnata da anni a incoraggiare la ricerca volta alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura della sclerosi multipla, una patologia cronica del sistema nervoso centrale che colpisce giovani adulti da 20 a 40 anni. Oltre 500 le persone colpite solo nella provincia dell'Aquila. Quest'anno abbiamo voluto ripetere l'iniziativa dopo il successo di quella dell'anno scorso proprio per cercare di trovare un connubio tra la scienza e l'arte. Quindi abbiamo cercato di rendere meno drammatico quello che è un aspetto che lo può essere della malattia. Il programma di quest'anno si svolge l'11 e il marzo e l'8 aprile e parlerà degli aspetti della riabilitazione nella sclerosi multipla e gli aspetti dell'alimentazione nella sclerosi multipla. Ecco, arte, scienza, sclerosi multipla, qual è il nesso? Non c'è un nesso diretto, il nesso è che l'arte fa bene sempre, indipendentemente da tutto, specialmente quando parliamo di un problema molto serio come può essere una malattia come la sclerosi multipla. Quindi cercare di sdrammatizzare, di rendere meno drammatico un aspetto con l'arte fa sempre piacere.
Allo spazio Mattal, via la nuova stagione e tanti appuntamenti, vediamo. Parte la nuova stagione di teatro e musica allo spazio Matta. Il presidente Anna Maria Talone ci vuole illustrare quali sono gli eventi, quali saranno gli eventi più importanti. È una stagione multidisciplinare, cioè sia di teatro che di musica. Il primo appuntamento è il 18 marzo con la proiezione di un film sull'esperienza dell'Odin Theatret, che è una compagnia di teatro famosa in tutto il mondo, e a seguire ci saranno tutta una serie di spettacoli, di incontri per il pubblico. Il primo invece evento per la musica è proprio la giornata di Pasqua, con un concerto per la pace di Santino Spinelli. La caratteristica della rassegna è quella di avere, oltre dei momenti di spettacolo, anche dei momenti che includono lo spettatore. Ad esempio per la musica ci sono dei percorsi di guida all'ascolto a cura di Piero delle Monache, organizzati da Mente Locale, dove appunto le persone hanno modo di entrare più a contatto proprio con la musica jazz. Nell'ambito della nuova stagione teatrale e musicale dello Spazio Matta ci sarà anche questo progetto, sì, che vogliamo un attimo presentare. Di cosa si tratta? Una delle cose che più sostiene la nostra cooperativa di consumatori è proprio la cultura. Quindi noi dal COP for Words ad Alta Voce, che tra l'altro ci siamo meritati anche il riconoscimento della Presidenza della Repubblica, abbiamo anche il Seminar Libri, che è sempre cultura itinerante. Quindi ci fa molto piacere collaborare con il Matta. Ora apriamo la pagina dello sport e la apriamo con le designazioni arbitrari per la 30ª giornata di campionato di Serie B. Lanciano-Brescia sarà diretta da Aureliano Di Bologna, assistenti Ceccone e Raspollini, e invece Provercelli-Pescara sarà diretta da Marini di Roma, assistenti Cangiano e dei giudici. Ora invece parliamo di Pescara, area di riscatto in casa bianco-azzurro in vista della gara di Vercelli, e mister Odd porterà qualche cambiamento all'11 iniziale, al rientro Memushai dopo l'infortunio, e ancora fuori Campagnaro Cocco potrebbe sostituire lo squalificato alla Padula. Vediamo. Siamo un po' calati perché avevamo dato tutto e ingenuamente è partito il loro attaccante, è riuscito a saltare due dei nostri e a mettere la palla in mezzo. Sarà stato un calo fisico di testa, ma dovevamo stare più attenti, era il momento in cui dovevamo magari dar di più e invece siamo un po' mancati. Che cosa sta succedendo a questo Pescara, che da un mese non è più la squadra, eccezione fatta per la gara di Cagliari, ovviamente la squadra che i tifosi avevano ammirato nelle settimane precedenti? Siamo belli, siamo bravi, però a volte magari dobbiamo essere più concreti, più cattivi sotto altri punti di vista, difensivamente, da tutto il gruppo, non cercare di non calare nei momenti delicati come oggi, però le prestazioni assolutamente sono sempre state, chiunque abbia giocato ha fatto grandi partite, queste ultime tre, però si sa che l'importante è vincere. Quindi magari anche guardando indietro, qualche partita non abbiamo giocato così bene, però abbiamo portato a casa i tre punti e riguarderemo da lì e da qui e ripartiremo dal gruppo. Come si riparte dopo una mazzata del genere anche a livello psicologico per fare il risultato sabato prossimo al Piola di Vercelli contro una squadra impelagata nelle zone basse della classifica? Sì, sappiamo che è una squadra tostissima, un campo molto difficile, però noi partiamo, come ho detto prima, dal nostro gruppo, che è un grandissimo gruppo, che può esprimere grande calcio, e ripartiremo e rimetteremo tutta anche, ce la rimetteremo tutta anche sabato, e prima o poi i risultati torneranno a farci a nostro favore. L'ultimissima, sabato a Vercelli non ci sarà la Padula squalificato? Ci sarà qualcun altro, e come ho detto prima, chiunque è entrato ha sempre mostrato il suo valore. Certo la Padula per noi è un pezzo grosso quest'anno, però non sono preoccupato perché chiunque entra so che darà il 110%. Ora la Lega Pro, in attesa di conoscere l'esito del ricorso per una nuova riduzione della penalizzazione per il caso Dirty Soccer in casa biancorossa, si guarda la trasferta in programma a Lungo Bisenzio di Prato, e oggi ascoltiamo il difensore Simone Brugaletta. Sì, io cerco di fare sempre bene, cerco di allenarmi sempre al massimo per poi farmi trovare pronto ogni qualvolta vengo chiamato in casa. Il mister fa le scelte, penso che il mister cerca di fare sempre la formazione che ritiene migliore. È vero, perché per 90 minuti abbiamo fatto nella partita, siamo stati costantemente nella loro metà campo. Penso che abbiamo fatto una grande partita sotto ogni punto di vista, sia a livello tattico, di ritmo e a livello di gruppo, perché come si è visto eravamo pronti a fare la corsa per il compagno. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo,
però purtroppo per ora gli episodi non vanno bene, siamo diciamo un po' sfortunati. Adesso cerchiamo, mancano 10 partite, cerchiamo di prendere ogni partita come se fosse una finale. Ma Perrotta è un giocatore fortissimo, lui ha grandi qualità e questi errori possono capitare, capitano a chiunque, capitano pure più grandi campioni. Perciò non abbiamo detto nulla, perché poi lui ha un carattere forte, non c'è bisogno che gli si dice nulla, perché sa rialzarsi da solo. Poi per quanto riguarda l'errore, come ho detto prima, può capitare, può succedere a chiunque. Soprattutto almeno così si è chiusa una volta per tutte questa vicenda che ci portiamo già dall'inizio dell'anno, perché questa cosa ha influito molto mentalmente su di noi. Adesso non dobbiamo pensare più a questo, siamo felici che ci troviamo 3 punti in più e adesso pensiamo alle partite che dobbiamo affrontare da qui alla fine del campionato. E con lo sport si conclude anche la 3ª edizione del TG6, il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani puntuale alle 14. Buonanotte.